Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. De Gennaro, ma la verità su Genova 2001 ce la racconti? La verità su Genova. Guarda Pisani di pianura, ti vuoi ascoltare? Ti vuoi ascoltare? Ci vuole dare comunque una mano? Perché non ci ascolta? Perché non ci riceve? Noi siamo cittadini onesti, dottore! Lei l'ha capito, lei è un uomo di ascolti le popolazioni! Ha perso il vostro prima di tutto! Ha capito che gente siamo persone per bene! Non decida sulle nostre teste! Guarda la democrazia! Siamo tutti qua! Uscito a piedi, Giletta, partecipi del gioco democratico, la prego, non ci escluda. I suoi interventi devono comunque tendere all'inclusione sociale delle periferie. Ma ci siamo sentiti traditi già da ieri a TG1. Quando? Ma io non voglio fare nulla. Ah, presto, quando i giochi già saranno fatti, scusi, quando le decisioni già le avrete prese. È la carta di Aalborg. Sono tutte le periferie che vengono messe in gioco. Dottore, voi dovete, avete la responsabilità, voi tutti, lei in primis, di includerle le periferie. Non possiamo continuare a subirci, salassano soltanto sul piano fiscale. Ma noi pensiamo che lo Stato non debba essere un moderno leviatano, che tutto prende e non dà nulla. C'è un profondo disagio sociale di cui ne deve farti portavoce, la prego dottore, la prego, le persone rimangono sulle loro poltrone, noi subiamo continuamente il malaffare e l'incapacità di farti portavoce della gente, dottore. La prego, ci sono due coni e subito Tostani, prendiamo le parole e l'una non ci tocca, stasera sarà guerra, ma noi non ci tocca, l'una non ci tocca, dottor De Gennaro, la prego, dottor De Gennaro, non ci toccate, la prego, è un sincero appello di un cittadino onesto e come me tanti altri. Si faccia carico delle nostre esigenze. Ricordaci la verità sul G8, De Gennaro! Hai coperto dirigenti criminali! Hai coperto dirigenti criminali! La luna non si tocca! La luna non si tocca! Una volta per tutte la gente sta sperata! La luna non si tocca! Nemmeno c'è il turco! Non basterebbe! Dove sta quella del... Prego! Ti fai vedere il tesserino? Perché qui non siamo all'epoca dei Borboni, ha presente che c'è una costituzione, esibisce il suo tesserino per favore. Questo è il mio tesserino. Lo fa vedere bene. Ecco, adesso perché lei mi chiede il documento? Ma perché mi chiede il documento? Genova, ai giorni tutti uguali.